Se mi vuoi, Irene Grandi, Pino Daniele. Prendi il microfono, Sergio. Bravi, bravi, bravi. È il nostro modo, Sergio l'ha fatto con il cuore, di ricordare il grandissimo Pino Daniele. Loretta. Allora, intanto, bravo. Bravo Sergio, bravo. E un complimento particolare lo voglio fare a Elena, perché Irene non ha una voce così particolare da essere facile da cogliere e da riproporre, da parodiare. Tu hai trovato due o tre cose che sono molto importanti, questa sorta di singhiozzo, questa specie di pianto mentre canti, eccetera, e questa voce non timbrata, leggermente opaca. Veramente hai fatto un ottimo lavoro. I coach sono stati bravissimi, perché non è facile, capito, quando non c'è una voce. Vero, è vero. Gigi? Ma io, Sergio, mi stupisce moltissimo. Perché non me l'aspettavo, insomma, io lo vedo qualche volta in televisione, ma non l'ho mai visto fare né cantare. E sai, dei momenti anche così un po' inquietanti, insomma, perché vedendolo, purtroppo qua noi non vediamo da vicino il monitor, certo. Ma ci dobbiamo girare per vedere il tono, il timbro di voce, anche certi momenti, non tutti, ma qualche momento l'ha acchiappato proprio, a mio avviso, vocalmente inevitabilmente,
dal punto di vista del viso, dell'espressione, straordinario. Grazie. Beh, immaginate poi da fan con quale stato d'animo ha fatto questa... È un grande onore, una grande emozione poter fare grande Pino. Qualcosa da aggiungere? No. Bene, allora bravi, accomodatevi che andiamo con...